Siamo a Oakland, piove e ci giochiamo questo match. Veniamo da dei risultati abbastanza altalenanti. L'ultima l'abbiamo persa con Seattle. Andiamo a leggere un po' di rassegna stampa. Allora, Michael Schumacher è uscito dal coma, le condizioni del campione. Boh, ci crediamo? Non lo so. Stranger Things 5, abbiamo pessime anticipazioni per i fan di Dustin. Noi non ce ne frega assolutamente un cazzo. Poi la serie delle 883, che è una serie che cerca di rendere un genio anche Repetto agli occhi di chi la guarda. Però sì, tutta roba che lascia il tempo che trova. Nel frattempo, il nostro velocissimo e piccolissimo Altuve va in prima base e adesso tocca al giapponese Nori Oki. Adesso andiamo avanti anche a leggere quelle che sono le notizie. Bello, però ce lo vanno a prendere. Bologna, Skorupski, versione muro, Dallinga ancora il peggiore. Adesso io vedo che c'è un accanimento nei confronti di Dallinga. Questo è trattato come il peggior pezzo di merda della storia dello sport. In realtà dei numeri li ha. Dobbiamo anche considerare che è una squadra che lo serve di merda. Nel frattempo, il primo inning finisce qua. Ayrton Senna, uno stile senza tempo, in 6 capi iconici, sicuramente, però io mi ricordo che era anche un grande stronzo e ovviamente dopo quando uno muore diventa un santo, però a detta anche di tanti colleghi, tanti addetti ai lavori, era anche un grosso stronzo. Poi ci sono tutta una serie di notizie sul volley, di cui non ce ne frega assolutamente un cazzo perché comunque del volley proprio non ce ne frega niente. Paladino, Harder, che non sappiamo assolutamente chi sia, sarà convocato per il LASK. Paladino che gioca la Conference, una coppa orribile. Io non ho ancora capito perché si ostinino a fare queste coppe di merda. Poi è vero che hanno bisogno dei diritti, dei soldini, per roba che fa vomitare, roba inguardabile, queste coppe di seconda e terza fascia. Poi altre notizie non ce ne sono. Allora torniamo a questo match di baseball che dedichiamo a Picchio, nostro appassionato. E andiamo a prenderci questa palla e ricordiamo che questa è una settimana importante perché comincia il fantacalcio della Bughi TV. Il fantacalcio della Bughi TV che verrà impostato proprio come una grande organizzazione. Saremo molto più organizzati noi della FIGC. Nel frattempo ci prendiamo un bel fuoricampo e anche questa la vinciamo domani. Davis ce lo pianta in quel posto, quindi anche a Oakland andiamo a prenderlo 0 a 1. Victory, grandi feste, sono 162 partite, lo ricordiamo, ne abbiamo giocate una decina, è molto lunga però spesso e volentieri ce lo schiaffa in quel posto. E quindi, vedete, bravissimo, Sonny Gray, questo lanciatore dal viso molossoide, vedete? E poi, come sempre, in questa bella serata di pioggia, l'abbiamo preso nel culo, sempre sulla Bughi TV, il grande baseball.